Statue e quadri lo rappresentano da sempre con un bimbo in braccio, è Sant'Antonio di Padova. Infatti, quando era giovanissimo, gli apparve Gesù Bambino, immagine di purezza e speranza per il futuro. Antonio, il santo dei miracoli, canonizzato dopo un solo anno dalla morte, oggi è festeggiato anche in tantissime comunità molisane. A Campobasso, nella chiesa di Via Principe di Piemonte, arrivano in molti per rendere omaggio al santo. Uno degli eventi più sentiti è la messa dedicata ai bambini, di cui Antonio appunto è protettore. Una scia di gigli bianchi ogni 12 giugno sono loro, i bimbi, a donare il fiore, simbolo di purezza, al santo dei miracoli. Sant'Antonio è una calamita, attira perché ha in sé la grazia di Dio e lo fa con tanto amore perché è l'unto di Dio, è quel santo che ha saputo accogliere nella sua vita questa creatura piccola che Dio gli ha affidato dal nome Gesù, bambino. Ecco perché la sua vita diventa anche un profumo fatto di gigli, profumo fatto di pane, e il profumo non può trattenersi da sé, ma si espande e raggiunge anche quelli che forse non entreranno in questa chiesa. Ad animare la santa messa proprio i bimbi della scuola materna di Sant'Antonio di Padova, che hanno intonato i canti religiosi per omaggiare il loro protettore. Avvicinarli alla musica sacra non è stato semplice, per cui diversi sono stati mesi proprio per preparare questo evento. Le canzoni sono diverse perché animano tutta la liturgia eucaristica. Intanto la parrocchia di Sant'Antonio di Padova si prepara per un evento eccezionale. Sarà proprio nella chiesa di Via Principe di Piemonte, infatti, che il 5 luglio Papa Francesco si preparerà con i paramenti sacri per celebrare la messa all'ex Romagnoli. Qui lascerà i suoi panni imbevuti di sudore, perché se quel 5 luglio sarà così caldo è perché lo Spirito Santo gli avrà dato il fuoco da alimentare in tanti fratelli che lo incontreranno. E che sia una benedizione non solo qui, in questa sacrestia oppure nella nostra parrocchia, ma si espanda anche il profumo di Papa Francesco e la sua semplicità anche a Campobasso.